Eccoci, ci stiamo apprestando, guardate che meraviglia, sembra un paesaggio lunare ragazzi, bellissimo. Giustamente qua un tempo le macchine parcheggiavano su questa meraviglia e giustamente la riferita ad oggi non è più possibile farlo perché come avete visto hanno recintato tutto intorno, le macchine ovviamente devono parcheggiare nella strada sterrata che è adibita a parcheggio e questa meraviglia viene preservata perché questo è un posto che d'inverno non è attraversabile a piedi perché è uno stagno, ci sono tutti gli uccelli, vengono qua a nidificare i fenicotteri. La Sardegna del Sud è una delle zone lacustri più importanti di tutta Europa. I fenicotteri che passano per l'Africa e vanno verso la Camargue in Francia si fermano appunto in Sardegna e quindi qua in questo momento non ce ne sono tutti nella zona di Cagliari e nella zona di Cabra a Oristano. A Cagliari è pieno, farò un video dove vi farò vedere tutti i fenicotteri. In questo momento invece qua, come vedete, per il gran caldo si prosciuga, rimane solo un po' d'acqua al centro e qua possiamo camminare, ma d'inverno penso rimanga forse una stradina laterale, ma non sempre, dipende dalla potenza del mare. Di solito però è bello pieno lo stagno. Eccoci, abbiamo fatto tutto questo tratto, vedete che noi abbiamo la macchina lì dopo il lago salato. Questa spiaggia è gigante, cioè il rio ci fa un baffo per quanto riguarda la larghezza. La spiaggia, la sabbia è qualcosa di bellissimo, di una pulizia, di un colore speciale proprio, veramente meraviglioso. Ovviamente essendo il 14, scusi signora, essendo il 14 è bello pieno. Amore, ci dirigiamo verso l'isolotto, facciamo qualche passo in più, tanto ieri non ci siamo allenati. Sì, però verso l'isola. Potrei fare shopping anche qua. Meraviglia, sono delle cose troppo carine. Oddio, è grave. No ragazzi, cioè, cos'è? È bellissimo. Cioè io ogni volta che rivedo i miei posti della Sardegna mi emoziono, è troppo bello. È bellissimo, noi vogliamo andare davanti all'isola. Quindi adesso ci sobbarchiamo un po' di camminata in spiaggia, ma andiamo all'isola, anche perché ieri non ci siamo neanche allenati. E all'isola si può arrivare a piedi, cioè nel senso che l'acqua di regola è bassa e quindi si riesce ad arrivare fino all'isola, soprattutto adesso fra qualche ora cambia la marea e il mare diventa piatto e quindi possiamo andare a piedi alla prima isola sicuramente. Guardate che bello! Vedete cosa si crea lì dove c'è l'isola? Vedete la punta? La sabbia fa una punta a cuore verso il mare che vedete qua, fa un arco e si spinge fin verso l'isolotto, quindi praticamente tutto il tratto della tra l'ultimo istmo diciamo di terra, di sabbia e l'isola è molto più basso. Quindi adesso dobbiamo cercare un posto in questi posti. Oggi c'è molta più gente, però è comunque facile trovare un posto. Certo, il concetto di altre spiagge dove andiamo e dove andremo, vi porterò magari in un altro vlog dove per chilometri non c'è nessuno, non è questo, ma oggi è il 14, non si può pretendere altro. Quindi noi adesso ci ricaveremo un posto qua. In questo punto eccoci qua, siamo alla punta, vedete che qua praticamente il mare, cioè la sabbia fa così e poi fa di nuovo una
una punta di qua. E qua è proprio il punto dove i due mari, diciamo, vedete, si incontrano, vedete che c'è l'incrocio delle onde. E qua è tutto così. Non vi dico cos'è, spettacolare. Guardate qua, c'è l'incrocio, bellissimo. Dopo andiamo a piedi fino all'isola che è davanti a noi. Guardate le dune di sabbia che sono tipiche di questa zona. Questa è sabbia candida, cioè sembra farina se voi la toccate, è proprio impalpabile e senza alcuna schifezza, cioè sembra setacciata perché è strapulita, ma vedete che anche qua è tutta strapulita la sabbia, vedete qua, cioè, è proprio così candida, candida e sembra una farina a grana grossa, ecco. Abbiamo mangiato, Pablo si sta rilassando con il cellulare, io mi darò alla cultura leggendo il giornale. E niente, lo spettacolo davanti a noi è questo. Questo è quello che si vede dalla mia sdraiettina, che è qua, vedete? La mia sdraio, la sabbia meravigliosa, la battigia, l'isolotto, il mare, stupendo. Questo è quello che mi posso godere. Non giusto queste persone, questi tre ombrelloni che mi danno fastidio. Adesso glieli farò togliere. È troppo bello. Poi dobbiamo andare a chiedere in questo chioschetto la sera se fanno qualcosa tipo il frutto misto, la roba di pesce, perché non è escluso che si vada qua a mangiare, si rimanga qua a mangiare. E adesso relax, poi penso che faremo una puntatina all'isolotto. Abbiamo pranzato con l'insalata di riso, riso basmati, pomodori, prosciutto cotto e c'erano delle mozzarelline light e poi abbiamo mangiato la frutta e questo è quanto. Mi darò all'occhio, a dopo. Questi costumi costano solo 10 euro, ne ha veramente bellissimi. Ne ho preso due e l'anno scorso tre. Due quest'anno, l'anno scorso ne ho preso tre. Sto mangiando la pappa, scusate. È proprio il caso di dire shopping in spiaggia. Sono 10 euro oggi, 10 euro. E ne vende tantissimi, perché sono veramente fatti benissimo. C'è un po' in tutte le spiagge, almeno qua del sud. Ci sono un po' di questi ragazzi con sto carrettino identico, fatto con gli ombrelloni. Io ho preso uno marinaro e un altro con i fiorellini sopra e tinta unita sotto. Troppo bello, ve lo farò vedere nel video shopping. Okay. Anche i costume sono carini, guardate questo qua verde, mi piace tantissimo. Arrivati al campeggio, abbiamo anche già messo la tendina, c'è Pablo lì dietro che secondo me sta giocando ai Pokémon. Comunque abbiamo già messo la tendina e dobbiamo andare a vedere cosa si mangia qua nella pizzeria, ristorante del posto. A posto, grazie. Nell'altro che abbiamo visto stamattina non c'era posto, ve lo abbiamo detto, no? E quindi siamo dovuti tornare verso Cagliari di una decina di chilometri, abbiamo trovato posto qua. Pablo, secondo te è qua la spiaggia? È qua per la spiaggia? Sì. Grazie. Ok. La risposta è stata bellissima, è qui per la spiaggia, sì, non sono mai andato, ma sicuramente qua. Bello, no? Non fa una piega di... Non è mai andato al mare o non è mai andato in questa spiaggia? Non è mai andato in questa spiaggia.
Bene, Kenny. Non si sa perché. Dove? Noi andiamo a vedere la spiaggia. Noi che bambini non ne abbiamo. C'è un bel colorino che preannuncia il tramonto, perché si vede già da qua che il cielo ha i colori del tramonto. Andiamo a vedere com'è, perché domani vorremmo restare in questa spiaggia e quindi andiamo a vedere. Eccoci, questa è la spiaggia del campeggio, che si chiama, non lo sappiamo. C'è la sagra del grande maiale arrosto. Non lo so, la sabbia non è male, sembra una bella spiaggia. Però non si capisce se il mare è bello pulito, così come siamo abituati a vederlo in Sardegna. I colori sono stupendi a quest'ora, vero amore? Andiamo, ci avviamo a vedere l'acqua. Abbiamo chiesto informazioni ai ragazzi che stavano qua sulla spiaggia e ci hanno detto che è una bella spiaggia, quindi domani veniamo a vederla. Vi devo far vedere una cosa, ragazzi, una cosa che in Sardegna c'è ovunque e che credo che qua, come da altre parti, siano protetti. Infatti vedete che c'è la recinzione e non si può andare. Questi sono i gigli spontanei della sabbia. Guardate quanto sono belli. Vedete che è pieno di cespugli così. Questi sono appunto i gigli spontanei della sabbia, che non so come si chiamino come nome, però ci sono intere spiagge ricoperte, cioè quanto sono belli, sono fantastici. Guardate qua, ci sono intere spiagge ricoperte da questi fiori. La Sardegna è proprio un'isola ancora incontaminata per certi versi, vedete, fa questa pianta fa questi specie di bacche da cui poi nascono questi gigli bianchi, e come vedete qua è tutta una distesa di gigli bianchi, cioè bellissimo tramonto, fantastico. E il nostro campeggio è questo, cioè questa macchia mediterranea che vedete qua dietro è il nostro campeggio. E quindi noi adesso ci andiamo a cambiare, credo che andremo a correre su questa bella strada e poi mangiamo, anzi adesso andiamo diretti al ristorante a vedere quanto costa il menù di Ferragosto, se ci piace, e poi a vedere se non ci piace valutiamo di prendere magari una pizza per una volta, perché a Pablo non è che piacciono tutti i cibi che ci sono, quindi magari se bisogna prendere il menù magari ne prendo io uno e lui prende la pizza, insomma dobbiamo valutare a seconda di cosa propone la casa. Quindi adesso siamo appunto, vedete, dentro il campeggio e andiamo al bar, ristorante. La nostra tendina è operativa, siamo dei dipendenti dei cellulari, siamo davanti alla colonnina della corrente. Tanto vabbè, dobbiamo passare, ripeto, una notte e adesso andiamo a correre. Sei pronto? Siamo cambiati, correremo per una mezz'ora e poi alle 9:30 andiamo a mangiare e ci mangiamo la pizza. Cioè noi corriamo per poi mangiare la pizza, mi sembra corretto, no? Certo. Torneremo da questa vacanza grassi come porcelli. Io non sto ingrassando per niente, anzi sto aumentando il tiraggio. Stai aumentando il tiraggio? Tu sei sicuro di questa cosa? Sì. Per me sei un porcello, andiamo. Che tenerezza. Il fico d'India nano del campeggio. Quanto amo questi frutti. Spero che questi non si possono mangiare, sono troppo piccoli. Però sono troppo buoni. Sto correndo con questo paesaggio meraviglioso. Bellissimo. Guardate. Devo smetterla perché sennò vedete tutto. Guardate cos'è. Cos'è? Fare sport qui, eh? Siamo arrivati qua, ragazzi, correndo.
cioè è uno spettacolo che lascia senza fiato, cioè la natura è bellissima, è la cosa più bella e più commovente che ci sia, veramente, guardate, sentite qua. La luna e questo rumore. E adesso torniamo indietro di nuovo di corsa. Ci manca, abbiamo fatto più o meno un quarto d'ora, adesso facciamo un altro quarto d'ora e chiudiamo più o meno a mezz'ora. Solo che io li ho fatti correndo normalmente, Pablo ha fatto gli scatti ovviamente. Buongiorno, sono appena uscita dal campeggio, che è questa porta qua alle mie spalle, e come vedete dietro ho la spiaggia, cioè lontanissimo proprio, e quindi adesso vado a raggiungere Pablo, che ha già piantato il nostro ombrellone. Praticamente qua in Sardegna anche il 15 di agosto trovi spiagge come questa dove c'è pochissima gente, considerando che è il 15 agosto, nel senso è mezzogiorno passato, e noi abbiamo l'ombrellone in prima fila davanti alla mare, in molta tranquillità. Adesso giro e vi faccio vedere. Pablo si sta guardando intorno per vedere dove io sia finita. Eccoci, questo è il nostro ombrellone. Ti stavi chiedendo dove fossi? Guardate che cielo azzurro meraviglioso! E questa è l'acqua oggi. Che posto fantastico! E questo è il nostro ombrellone. A mezzogiorno, siamo arrivati a mezzogiorno in spiaggia, dicevo, soluzione top, prima fila, VIP. Come sempre. Sono in Sardegna, ste robe sono possibili comunque, perché... No, ci serve più tardi, non devi levarti... tienilo, non buttarlo via, perché vuole buttare via il braccialetto, ma dopo non possiamo più usufruire dei servizi del campeggio, nel caso. Niente, lui non vuole tenere il braccialetto. E qua adesso noi ci facciamo sicuramente il nostro bagnetto, mettiamo all'ombra il cibo, che è la parte importante della giornata. E niente, bagnettino e poi relax. Non abbiamo preso i giornali dalla macchina, però vabbè, io ho il Kindle, tu almeno l'impiant l'hai tenuto qua in borsa, se no devi tornare a prenderlo. Letture sportive. Voce perché è tardi. Siamo a Cagliari perché praticamente siamo tornati e non abbiamo più girato niente dalla spiaggia dove eravamo, perché un po' ci siamo addormentati al sole. Quando ci siamo svegliati era già tardi, ci siamo fatti un girettino, ci siamo preparati i bagagli e siamo tornati a Cagliari in sostanza. Poi ci siamo spiaggiati a letto adesso, abbiamo mangiato, siamo stati a letto e stiamo andando a fare una passeggiata al parco dopo cena. E giusto ho acceso la videocamera per salutarvi, per chiudere diciamo il vlog, perché sennò l'avrei tagliato così a metà. Comunque è stato un Ferragosto molto tranquillo, molto rilassante, non abbiamo trovato traffico per tornare, che è una di quelle cose che fa impennare in negativo la giornata. Mi sono abbronzata tantissimo, cioè vi faccio vedere qua, guardate che segno, cioè una roba, sapete che a me non piace. Sono stata poco all'ombra, cioè scusate, poco al sole, però sono stata un po' al sole, al contrario di quello che vorrei fare, perché c'erano dei momenti in cui avevo freddo, tipo quando magari faccio il bagno dopo che mangio, bisogna di stare al sole un po' perché sennò mi congelo.
E basta, tutto qua. Adesso facciamo questo girettino pre-nanna digestivo, diciamo. Infatti siamo proprio vestiti casalinghi. E poi ce ne andiamo a dormire. E noi ci vediamo al prossimo vlog. Anche lui così, ciao, prova di nuovo.